Come sempre sono tre giornate piene di vita, di convivialità, soprattutto di scoperte matematiche dopo tanti anni di insegnamento. Io ho partecipato al percorso Gira e Rigira dove abbiamo scoperto rosoni, ruote dentate, abbiamo lavorato con la camera di specchi, è stato bellissimo. È il terzo anno che faccio questa esperienza. Come sempre mi entusiasma a 360 gradi, proprio per usare una misura matematica. Essendo un laboratorio si fa la matematica. Matematica si costruisce, si vede, si sperimenta, si tocca. È immersione totale nella matematica, un'apnea nella matematica, senza respiro. Provare a fare delle domande, provare a dare delle risposte sperimentando. Si sperimenta, si vede, si osserva. La regola arriva alla fine. Questo è quello che dobbiamo cercare di far capire ai nostri ragazzi. Ho fatto questo bellissimo corso di formazione, non è la prima volta, ne ho fatti altri simili e già dal primo mi sono proprio innamorata di questo tipo di trasmissione della didattica e quindi ho cercato di coinvolgere anche altre colleghe che per fortuna mi hanno seguito e abbiamo partecipato appunto anche in varie città d'Italia a questi corsi. Sono molto interessanti, i formatori sono veramente molto preparati e poi è molto bello alla fine che tutti possano anche raccontare quello che hanno fatto nel proprio laboratorio agli altri e quindi un argomento viene un po' più approfondito ma si hanno anche degli ottimi spunti pure degli altri argomenti che sono stati trattati. Per me è la seconda volta che partecipo a Matematicare qui a Sulmona, l'altra volta è stato 3 anni fa ed è sempre una scoperta. Quest'anno ho scelto un altro laboratorio, mi sono affiancata a colleghi della primaria, io sto nella secondaria di primo grado ed è stato bellissimo anche vedere come lavorano le colleghe nel segmento scolastico, diciamo precedente, ed è sempre una scoperta, sempre una matematica del fare ed è sempre stimolante, veramente ad ogni livello. Non vi nascondo che la mia prima esperienza concreta di formazione è stata sia un'occasione per rivedere qualche vecchio amico dei tempi dell'università, ma è stata anche un'occasione per incontrare tante belle persone, tante belle risorse nel mondo dell'insegnamento per questo paese. Va bene, ero venuto proprio per seguire questo corso specifico sull'Early Algebra e quindi sono rimasto davvero contento, davvero soddisfatto di quello che ho potuto vivere in questi 3 giorni. Il laboratorio che ho frequentato mi ha fatto crescere in pochissimo tempo, mi ha aperto tantissime finestre su mondi sconosciuti e mi ha fatto fare un lavoro di critica su me stessa importantissimo, che mi ha fatto capire quanto lavoro ci sta da fare quotidianamente su se stessi per poter crescere e dare il proprio contributo significativo alla società e al mondo della scuola. Lo consiglio a tutti, è un'esperienza anche sociale, un'esperienza di condivisione, un'esperienza di relazione e di confronto con i colleghi che a scuola non abbiamo mai la possibilità di sperimentare. Allora, per me questa è stata la primissima esperienza, è stato un momento di formazione vera da riproporre in classe. Ho incontrato tantissime persone che alcune conoscevo solo sui social e invece oggi le ho conosciute per davvero. E sono entusiasta. È stata un'immersione nel fare, quindi attraverso laboratori, attraverso didattica proprio laboratoriale mi sono messa in gioco. Io ho svolto il laboratorio con Antonella Castellini e Lucia Fazzino, che sono delle formatrici di altissimo livello. I laboratori sono molto coinvolgenti. Il gruppo di colleghi ha lavorato in maniera coordinata e ci hanno proposto delle attività direttamente applicabili in classe che già da domani noi possiamo proporre ai nostri ragazzi. È stata una bellissima esperienza, non è la prima volta per me qui a Sulmona, però è sempre un piacere e tutti i laboratori e le cose che ho imparato le porterò a scuola a Firenze. Grazie. Mi sono iscritta qui a un laboratorio che per me era proprio nuovo, aritmetica algebra, ARAL, e tanti stimoli, non vedo l'ora di andare a scuola lunedì per proporre ai miei ragazzi. Dobbiamo fare un applauso a tutto lo staff di Scuola Webinar che sono veramente dei professionisti, sono dei ragazzi in gamba, ragazzi che ci mettono il cuore, l'anima, la passione. E ogni anno posso confermare
c'è sempre qualcosa in più, c'è sempre di meglio. Sono felicissima, dico sì, non saprei cosa dire, grazie a chi ha organizzato e ai formatori. Per me non è la prima esperienza di questo tipo, perché ho partecipato anni fa ad un laboratorio a Cenci, è la prima volta con Sintab ed è stata una meravigliosa scoperta. Cosa dire, sono un'affezionata di Scuola Webinar, ho seguito tutti i loro corsi e non posso far altro che consigliare a tutti di fare questa esperienza, perché raccontarla non è semplice, bisogna viverla. Grazie. Allora, è un'esperienza bellissima, i formatori sono veramente eccezionali, si impara veramente tanto, le idee sono tantissime, è veramente un'esperienza che vi consiglio. Trasmettono le formatrici una carica e una voglia che ti fanno andare avanti questi anni anche difficili, soprattutto dopo il Covid. È stata un'esperienza bellissima, ringraziamo tutti, per me è stata la prima volta qui con Sintab, Scuola Webinar. È stato un laboratorio stupendo. È stata un'esperienza meravigliosa qui questi due giorni a Sulmona. Quattro laboratori tutti molto interessanti. Il laboratorio Matematicare è stato bellissimo. Matematicare è un laboratorio fantastico. E quindi lo consiglio a tutti, perché è un percorso veramente motivante, un percorso spettacolare, formatori magnifici, e quindi vi aspettiamo. Veramente un invito ad aprire le porte a tutti a questo mondo meraviglioso della formazione sulla didattica della matematica. Quindi spero che sempre più colleghi e colleghe possano partecipare a questi corsi. E con le mie colleghe cerco sempre dire: guarda, io parto, io vengo da Ancona e qui sto in Abruzzo, stiamo, cerco sempre di coinvolgerle, perché gli stimoli che ci date, e anzi ringrazio tantissimo, sono tanti. Sicuramente non mancherò ad altri appuntamenti, come potrebbe essere già la scuola estiva del prossimo luglio 2023. E il prossimo appuntamento per tutti è a luglio 2023 per la scuola estiva con Sintab. Per il prossimo appuntamento ci possiamo vedere all'inizio di luglio a Pettorano sul Gizio con un'altra fantastica attività di matematica e laboratori condivisi. E quest'estate ci vediamo tutti a Pettorano sul Gizio i primi di luglio per una full immersion in questa scuola estiva. Quest'anno di meglio ci sarà una scuola estiva a Pettorano dove ci si divertirà immersivamente in questa località bellissima. Infatti non vedo l'ora di arrivare a luglio 2023 per la scuola estiva. Vi aspettiamo a luglio a Pettorano, alla scuola estiva. Io personalmente aspetterò la scuola estiva, che si terrà a luglio 2023, 2, 3 e 4 luglio. No. Ho visto oggi sul sito che già a luglio c'è una scuola estiva, 6, 7 luglio, adesso a luglio c'è una scuola estiva. 5, 6 e 7 luglio. E dove ci vediamo? Qua? Vado? Ok. Vado? Io già mi prenoto. Non far partire che ci penso. Quindi ci vediamo a luglio per la scuola estiva. Poi la cornice meravigliosa. Mi raccomando, tutti presenti. Ciao. Mannaggia, no! Mamma mia. Ok. E quanto deve durare? 5 secondi? Tutto! Ma che mania! Un fiore. Che mi fate fare? E allora ci vediamo al festival. Alla prossima puntata. Oh, allora, grazie.
dove faremo dei laboratori sempre più accattivanti e motivanti. Non va bene, che cazzo!